Bentornati, eccoci qua, siamo tornati con una puntata di The Borging. È qua con me Simona Ferrero. Io sono Nazareno, spero che mi conosciate. E oggi parleremo di una questione, diciamo, che andremo a approfondire rispetto alla puntata fatta un po' di tempo fa su inflazione e tasso di interesse. Nello specifico andremo a approfondire la questione sul costo del debito, quindi in un certo senso il rischio paese. Perché su questa questione si dicono tante cose e purtroppo vengono dette tante imprecisioni. Sembra quasi che il costo del debito italiano sia una specie di complotto, le agenzie di rating ci trattino male, eccetera, eccetera. Ma diciamo che non è così. Adesso andremo a spiegare un attimo questa questione. Allora, in breve, come abbiamo già detto nella puntata precedente, il tasso di interesse riflette un rischio. Più è alto il rischio, più alto il tasso di interesse. Quindi più basso è il rischio, più basso è il tasso di interesse. Quindi se un paese è rischioso, quindi ha performance non ottimali oppure ha un trend di crescita molto basso o un debito molto alto, oppure non esprime così tanta fiducia negli investitori, avrà un tasso di interesse più alto. Molto banalmente questo. Però da chi viene espresso questo giudizio? Questo giudizio viene espresso dal mercato, però viene sintetizzato tramite dei voti. Questi voti sono i rating. I rating che vengono dati da queste agenzie, di cui le tre più famose sono Fitch, Standard & Poor's e Moody's, che appunto danno dei voti a tutto ciò che viene scambiato nel mercato finanziario. Questa cosa viene fatta per semplificare gli scambi. Si supera un problema, un annoso problema che viene conosciuto come l'asimmetria informativa. L'asimmetria informativa banalmente è il fatto che non tutte le persone che investono o che operano in un mercato hanno la totalità delle informazioni o hanno le stesse informazioni. Una persona che investe a livello professionale ha molte più informazioni sull'andamento delle aziende, l'andamento dei paesi, la valutazione delle performance rispetto a un investitore mediano. Quindi, per superare questo problema si usano questi voti. Quindi io vedo un voto AAA e so che il titolo ha bassissimo rischio. Io vedo un titolo B e so che il titolo è altamente rischioso. E quindi in base a questi voti si può fare una valutazione. Adesso, per valutare le aziende, perché appunto le agenzie di rating valutano non solo i paesi, ma anche le aziende, vengono usati vari indicatori. Alcuni degli indicatori sono il ROE, quindi il ritorno sul capitale, o banalmente, diciamo, anche l'andamento degli utili, se lo vogliamo volgarizzare in un certo modo, il ROI, quindi sapere quanto rendono gli investimenti, l'EBITDA e l'EBIT, anche i flussi che vengono generati, quindi i cash flow, e la copertura del tasso di interesse. Poi ci sono anche altri parametri più sofisticati, ma questi qua sono quelli principali. Però questi parametri non possono ovviamente essere utilizzati per valutare un paese. Per valutare un paese vengono usati altri indicatori. Quindi viene usato per esempio la produttività, il tasso di crescita medio, il costo medio del debito, lo stock del debito e anche altri indicatori, per esempio il fatto che non vengono adottate certe politiche, il deficit che viene utilizzato, la fiducia che viene espressa e anche altri fattori di cui beneficiamo, come per esempio far parte di un'unione monetaria con una banca centrale, diciamo, indipendente, o con meno gradi di dipendenza, come sarebbe più corretto dire. Adesso, per far capire un po' meglio qual è la situazione del paese Italia, passo la palla a Simona che ha una presentazione. Esatto, confermami di vedere lo schermo. Confermo, metti il tuo schermo e parti. Ok, perfetto. Allora, come insomma dice il titolo, questo continua a far parte della rubrica Deborging,
E quindi l'obiettivo continua ad essere quello di andare a confrontare insomma, i fatti con quello che dice Borghi, Claudio Borghi. E in tutti i suoi video che ha realizzato per BioBlu, accidenti, l'hanno chiusa, ma vabbè, li ha messi credo ovunque. Comunque, durante tutti i video lui sostiene che negli anni Ottanta, insomma, prima di entrare nell'euro, si stava molto meglio rispetto a come si sta oggi. Ora, effettivamente, per valutare la performance di un paese non basta un solo indicatore e insomma, c'è bisogno di una molteplicitudine di indicatori perché appunto la realtà è complessa e un unico non riuscirebbe a catturarla. Però a colpo d'occhio, guardando solo il PIL, il GDP pro capite, che è insomma uno dei valori principe che viene preso per tenere traccia dell'andamento di un paese, insomma, ci rendiamo conto che forse non è proprio come dice Borghi. Questo indica il PIL pro capite, quindi il PIL per ogni cittadino in media, PPP, quindi a parità di potere d'acquisto. Questo vuol dire che nonostante ci siano state delle differenze di inflazione tra oggi, il grafico si ferma al 2010, però comunque tra il 2010 e ad esempio l'inizio del grafico, ma anche solo gli anni 70, viene già automaticamente considerato all'interno del grafico, quindi è all'interno dell'indicatore, quindi è a parità. Ebbene, pare evidente quindi, già subito da questa immagine, che negli anni 80 non è vero che si stava meglio rispetto ad oggi, con oggi possiamo prendere il 2010, ma che anzi, tra gli anni 80 e il 2010, la situazione è nettamente migliorata, anche se nell'ultimo tratto qua con la crisi non è proprio cresciuto, ma anzi è sceso un pochino, però comunque la situazione sembra nettamente migliore. Questo che cosa vuol dire? Che siamo più ricchi? Cioè, in realtà dipende, sono cambiati completamente i nostri standard di vita, però comunque la situazione di reddito pro capite è migliorata e aumentata. Qua, se posso, vorrei intervenire. Riporto un attimo indietro. Vorrei far notare una cosa. Noi attualmente possiamo beneficiare di un sacco di beni di altissimo livello con costi molto, molto accessibili. Per esempio, il fatto di poter volare, a parte l'ultimo periodo che diciamo non è esattamente felice, però sino al 2019 era facilissimo prendere un aereo per 20, 30, 40 euro. E andare in città molto lontane. Questo fatto negli anni 70 e negli anni 80 non era affatto scontato, proprio per niente. Così come il fatto di poter accedere a tantissimi servizi, come quello che stiamo utilizzando adesso, gratuitamente, che ci offrono un sacco di servizi molto abbordabili, appunto a volte anche gratis, quindi la nostra qualità di vita è aumentata tantissimo. Poi il fatto che in altri paesi sia aumentata più velocemente rispetto all'Italia è un altro fattore. Però se prendiamo l'Italia degli anni 80 e la confrontiamo con l'Italia di adesso si sta meglio. Esatto, poi al di là, anche senza parlare degli sviluppi tecnologici, come per esempio l'internet per forza, che negli anni 80 non si usava perché non era ancora diffuso in massa e tutto quanto, però pensiamo anche solo ai servizi alla persona, anche solo banalmente all'educazione, cioè quante persone hanno più opportunità di educarsi al giorno d'oggi. Se si vanno a guardare gli iscritti, ad esempio, all'università negli anni 80 e ad oggi, anche lì il quadro è completamente diverso e quello secondo me è comunque un indicatore di un miglioramento delle condizioni generali. Comunque, questo era il primo che secondo me a colpo d'occhio rende già benissimo l'idea e insomma fa riflettere un po' sulle parole dell'onorevole. Il secondo riguarda il rapporto deficit-PIL. Dunque, che cos'è il deficit? Il deficit ormai lo sappiamo, è la differenza che c'è tra le entrate e le uscite. Può essere avanzo se le entrate sono maggiori delle uscite, quindi coprono tutte le uscite e magari se ne insomma, avanza ancora un po', oppure può essere deficit o disavanzo se al contrario, ahimè, le entrate non sono sufficienti a coprire le uscite. E qui in realtà c'è una distinzione da fare e anche Borghi la fa. In realtà tutti coloro i quali sostengono che il debito non sia un problema, che il deficit non sia un problema, che nulla sia un problema, fanno questa distinzione, ossia il cosiddetto avanzo primario. Che cos'è l'avanzo primario? L'avanzo primario è sempre la differenza
tra entrate e uscite, ma al netto, cioè togliendo gli interessi sul debito. Quindi se noi non avessimo nessun debito, zero debito, quella sarebbe la nostra situazione. Peccato che il debito c'è e quindi per avere una valutazione complessiva occorre guardare in toto, quindi il totale deficit PIL. Poi è chiaro che l'avanzo primario è fortunatamente positivo, ma mi verrebbe anche da dire ci mancherebbe, cioè non averlo positivo sarebbe effettivamente una situazione estremamente grave. Noi qua vediamo l'andamento del nostro rapporto deficit-PIL negli anni. Ovviamente questa è una serie storica molto lunga, parte dall'Unità d'Italia e si ferma al 2020. Ecco, io dalla nostra analisi escluderei il 2020 perché appunto è stato un anno un po' particolare, che comunque nulla a che vedere con quello che è successo prima. Ebbene, prima la situazione era questa, quindi vediamo un picco durante la guerra, ma insomma è abbastanza ragionevole e immaginabile, e poi vediamo quest'andamento qua negli anni 70-80, che quindi si alza il rapporto tra il deficit PIL, quindi aumenta per poi diminuire. E allora qua di nuovo l'interrogativo che mi pongo, ma è così vero che negli anni 70-80 si stava meglio rispetto ad oggi? Se così fosse, che cos'è che giustifica quel rapporto? Tu, Nazza, che cosa ne pensi? Allora, penso due cose. Il 2020 è stato un anno terribile, eppure il deficit è stato più basso rispetto a quello degli anni 80. Quindi questa è la prima cosa che mi viene in mente. L'altra cosa è che, siccome il paese Italia non è che funzionasse benissimo neanche in quegli anni, si cercava di coprire determinate lacune tramite il finanziamento a deficit. Cioè, siccome il paese non funzionava, non poteva correre sulle sue gambe, gli veniva dato un po' di doping. Gli veniva dato un po' di doping che per un bel po' di anni ha fatto piacere alle persone, ha illuso che non ci fossero alcuni problemi, ha illuso che tutto andasse bene, però poi a un certo punto l'illusione è sparita, diciamo. Non so per quanti sia sparita, però diciamo che la realtà, diciamo che a un certo punto ha bussato e quindi si sono dovute fare de determinate politiche. Tra Un l'altro, accenno. mi sa che prima stavo indicando la linea sbagliata, quella blu, quella del rapporto Sì, l'altro deficit-PIL. è il deflattore. Esatto, che però comunque anche qua quello che dicevo continuavo a dire. La questione è che forse questo si riferisce a Borghi, sì, si stava meglio forse, ma effettivamente si stava vivendo forse un po' troppo sopra le proprie possibilità se si copriva tutto in questa maniera così un po' poco ortodossa, oltre al fatto che io quando dicono così, ma si stava meglio, effettivamente c'avevi un tot di anni in meno, per forza che te la passavi meglio a ballare alla sera, no? Un po' anche quello, il fattore ricordo. Poi si stava meglio relativamente, ricordiamoci sempre questo relativamente. Come abbiamo detto prima, oggi si sta meglio. Il punto è che negli altri paesi stanno meglio di noi. Prima non era così scontato, prima noi eravamo tra i primi sempre, anche per questi fattori. Esatto. E l'indicatore successivo, questo è il debito PIL. Bene, se il deficit riguarda la differenza che c'è tra entrate e uscite all'interno di un esercizio, solitamente si considera l'anno, il debito PIL invece è una grandezza stock, quindi è come fosse una fotografia di tutto il debito che si è accumulato nel corso del tempo e che non è stato ovviamente ancora smaltito. Anche qua, l'indicatore appare piuttosto chiaro. Vediamo che il debito era particolarmente elevato negli anni della guerra. In realtà, guardandolo, come dire, nel complesso neanche così tanto, comunque ha avuto un picco, non possiamo negarlo. Poi è diminuito, ma è diminuito anche perché c'è stato un aumento del PIL, insomma, è un rapporto, è chiaro che rispetto agli anni di guerra la situazione è andata meglio, però purtroppo no, non è continuato a diminuire, al contrario, possiamo vedere molto bene che ha continuato a salire.
anche qui nuovamente è dagli anni 70 proprio che è letteralmente esploso. E qui c'è un fenomeno particolare che si chiama la legge di Peacock, famosa in economia, per cui una volta che tu aumenti il debito, una parte di questo debito è, diciamo, irriducibile, cioè non si può più riassorbire. Questo tenderebbe a spiegare perché i paesi, come dire, sviluppati hanno molto più debito rispetto agli altri. Ora, questa è una legge, una teoria che pare essere abbastanza confermata dai dati, e fatto sta che per noi è un po' la trappola in cui ci siamo immessi, cioè abbiamo aumentato il debito e anziché diminuirlo, questo ha continuato ad aumentare. E questo fa sì che poi quando si cerca di diminuirlo, e qua si è cercato all'inizio degli anni 90, quando si voleva mettere in ordine i conti per entrare nell'Unione Europea, questo risulta particolarmente difficoltoso e la riduzione è, punto primo, molto dolorosa e, punto secondo, è anche tendenzialmente lenta e non così soddisfacente come potrebbe essere, anche perché farlo, come dire, richiederebbe delle politiche che sono, almeno in Italia dico, come dire, un po' difficilmente attuabili, ecco. Quando parli di austerità, anche lo stesso Borghi, oh mio Dio, di che cosa stiamo parlando, ci uccidono tutti. Ecco, da dire degli anni 90, a me piace sempre sottolineare il fatto che abbiamo avuto questo piccolo miglioramento, che è piccolo, però appunto è abbastanza soddisfacente, possiamo dire, rispetto poi a quello che è successo dopo, soprattutto, e che l'abbiamo fatto per entrare nell'Unione Europea. Quindi non è come dice Borghi, come pensa. Non ho ben capito se è un'allusione che fa, però comunque che siamo stati obbligati in qualche modo ad entrare, non so, per qualche forza, per qualche tedesco che ci ha preso per i capelli o ci ha minacciato. Comunque siamo noi che siamo voluti entrare e per questo abbiamo messo in ordine i conti pubblici. Poi c'è anche da dire che, ahimè, non abbiamo rispettato questo nostro impegno, però comunque insomma è stata una nostra scelta e all'inizio l'abbiamo anche presa seriamente. Hai qualcosa da aggiungere, Nat, su questo? Niente, semplicemente che dopo vedremo cosa ha comportato l'entrata nell'euro per l'Italia. C'è un grafico. Bene, adesso tocchiamo un altro argomento. Allora, mentre i due indicatori precedenti, quindi il PIL, ormai lo conoscono tutti, no? Se ne parla spesso in giro. Il rapporto deficit-PIL è abbastanza noto, debito-PIL forse un pochettino più noto, però che sono in questi tre qua sono i tre indicatori che vengono solitamente utilizzati. Il tasso di crescita sì, ma non troppo. Cioè, in Italia credo sia anche un po' un tabù lo studio del tasso di crescita, ancora di più della produttività di cui parleremo dopo. È un tabù anche perché si sentono spesso, c'è sempre la trappola poi dei valori assoluti relativi, quindi si sentono come alti in C, non so se tu Nazza hai sentito, ma mi è preso un colpo l'altro giorno perché ho sentito che saremmo cresciuti di quanto, poi dicono, ah, rispetto al 2019, al 2020, ci mancherebbe. Comunque, bene, qua possiamo vedere il nostro tasso di crescita, quindi la variazione del nostro PIL, com'è andata. Ovviamente riprende tutta la serie dal 1861, dall'unità, e arriva fino ad oggi. Che notiamo, come dire, che sembra un po' un elettrocardiogramma, però che salta all'occhio è sempre gli anni della guerra, e poi però è singolare quello che succede dopo la guerra, ossia che questa linea, insomma, un po' altalenante, però di fatto il trend sembra proprio un trend crescente. Quindi che cosa vuol dire questo? Che il PIL non sta crescendo. Sì, ci sono degli anni, si può dire, in cui cresce, anni in cui decresce, però se si guarda l'andamento sul lungo periodo, sta andando decrescendo. E poi, vabbè, ovviamente la situazione è stata un po' smossa Aspetta un dalla attimo, questione. che Vai forse pure. non si è capito. Cioè, da lì il tasso di crescita anno su anno, quindi in realtà, anche se va a decrescere come livello di crescita, comunque stiamo crescendo. Cioè, se l'anno prima facciamo il 3% e l'anno dopo 1,5%, Cresciamo di meno, sì, è la, come dire, la. mentre quando andiamo sotto lo zero, se vai per esempio sul 75, va sotto lo zero, quello lì è proprio, no, più indietro, Ah, tu dici su l'anno. 1975, Ok. sì. Sui famosi anni 70 Oh. ruggenti.
Lì appunto andiamo sotto lo zero, quindi significa che lì stiamo decrescendo, nonostante il deficit, nonostante altre cose. Quindi lì abbiamo una contrazione del PIL. Nelle altre cose abbiamo una crescita più lenta rispetto agli anni precedenti. Sì, esatto, è la famosa derivata. Ma vabbè, non entriamo in questo campo, anche questo è ancora più tabù dell'altro. Comunque sì, notiamo che la crescita è sempre minore, è sempre decrescente, cioè continua a calare. Poi vabbè, come stavo dicendo, sarebbe curioso vedere, insomma, senza il Covid che cosa succede qua, ma non lo sapremo mai. Però insomma, sembra abbastanza chiaro come si sta comportando qua. Il nostro elettrocardiogramma. Bene, una delle domande che ci si può porre, che evidentemente Borghi non si è posto, è ma perché? Insomma, per quale motivo? Per carità, in alcuni anni è giustificata una crescita inferiore o addirittura una decrescita, non lo mettiamo in dubbio, però sul trend perché sta andando così? Bene, una delle risposte che insomma. Che possiamo colpevolizzare o che possiamo utilizzare per soddisfare la nostra domanda è la produttività. E, ahimè, la nostra produttività è forse ancora più un tabù del nostro discorso tasso di crescita, forse per questioni di ignoranza, forse per questioni politiche, questo non lo so, però non se ne parla ed è il nostro vero grande problema, uno dei nostri veri grandi problemi, perché anche qua di problemi ce ne sono quanti vogliamo. Ebbene, che cosa succede alla nostra produttività? Vediamo che di nuovo nel post-guerra, come in tutti gli altri grafici, no? Nel post-guerra aumenta fino ai famosi anni 80, quelli che piacciono tanto a Borghi, e poi da lì in poi che cosa succede? Stagna. E quindi quando stagna va bene, ok, non così male, però poi il vero dramma arriva quando questa decresce e cala e va giù, che è anche un po' paradossale. Stavamo parlando prima dell'aumento delle nostre, insomma, potenzialità e vedere la produttività che cala in questo modo è da un certo punto di vista allarmante e dall'altro punto di vista anche abbastanza. Insomma, che ci pone delle domande, io dico anche abbastanza ingiustificato da un punto di vista, come dire, oggettivo. Poi se viene messo nel contesto, un po' di punti interrogativi si dissolgono. Però, visto così, tu che cosa dici, Nazza? Vorrei far notare due cose. Di solito Borghi questo grafico lo taglia più o meno agli anni 90 o 95. E poi dopo dice, avete visto? Dal 2000 è sceso. In realtà, guardandolo così, si vede esattamente che il punto di massimo è arrivato un po' prima degli anni 80. Si è bloccato e poi dopo il 2000 è andato a scendere. Quindi già qua c'è uno dei trucchetti che vengono utilizzati. Poi l'altra questione è il fatto che la produttività viene spesso ignorata e viene spesso associata al fatto che con la produttività bisogna lavorare di più. Invece non è così, la produttività ci migliora la vita, cioè il fatto che sei più produttivo ti permette di avere di più facendo lo stesso tanto o un po' di meno. In E non al teoria è contrario. l'opposto. Sì, appunto, cioè il fatto che sei più... Poi per diventare più produttivo fai tante cose, impari a fare un mestiere, dopo che lo fai tante volte, fai un'attività tante volte e la fai più in fretta, oppure usi macchinari tecnologicamente più avanzati, per esempio un computer con un processore i9 è più performante di un computer con un processore i3, e tutte queste cose. Il fatto che si mischino queste cose porta a aumentare la produttività, non il fatto che lavori più ore. Sì, in teoria appunto è il contrario, però a me quindi sciocca sempre abbastanza questo grafico, ecco. Anche perché poi, questa è una piccola parentesi che forse non c'entra tanto con Borghi, però si sente dire che bisogna tagliare le ore lavorate. Però, come dire, dipende tutto da questa famosa produttività, tutto quello che riguarda l'orario lavorativo e anche il salario. Certo che il salario non può aumentare. Se la produttività quella rimane. È certo che non puoi tagliare le ore lavorate se tu hai la produttività fissa, cioè, insomma, in teoria se le tagli dovresti produrre di più.
Anche lì, poi, insomma, il discorso in realtà è abbastanza ampio e complesso e poi dipende anche dal contesto. Bene, da un grafico straziante passiamo a un grafico che invece è un pochettino più felice ed è il grafico dell'occupazione. In realtà un indicatore che si considera forse più spesso il tasso di disoccupazione. Però io preferisco sempre mostrare l'occupazione perché forse è un pochettino più chiaro, essendo che è un po' più completo e considera anche insomma, chi effettivamente è occupato e non, insomma, tiene conto anche ad esempio degli inattivi, mentre la disoccupazione può essere un po', dire, può trarre un po' in inganno sotto questo punto di vista. Comunque, vediamo che l'occupazione effettivamente tra gli anni 80, in realtà il grafico parte nel 77 e i giorni d'oggi l'occupazione sembra, anzi, è aumentata. Quindi anche quando si dice il nostro caro Volk, ma in realtà lui è una scusa per fare il deboarding perché insomma ha fatto coming out lui, però in realtà non è l'unico a sostenere questa cosa qua, che oggi non ci sia più lavoro per nessuno, in realtà. Siamo d'accordo sul fatto che la situazione lavorativa italiana sia un vero e proprio disastro. Però guardando l'andamento negli anni 80 sembra proprio essere peggio. Hai qualcosa da aggiungere in merito? Sì, voglio dire che appunto questa serie finisce nel 2019. Il tasso di occupazione qua indicato è quello dell'Istat con la fascia di età 15-64, che è un fattore importante a considerare, la fascia di età che viene messa. E poi volevo dire appunto che il fatto di utilizzare l'occupazione ti permette di togliere un po' di distorsione, perché per assurdo, se su 100 Nessuno cercasse persone. lavoro, la Esatto. disoccupazione Se tutti sarebbe fossero zero. inattivi e nessuno cercasse lavoro, la disoccupazione sarebbe zero. Però senza occupati la situazione non va bene. Quindi è molto più efficace, più utile utilizzare il tasso di occupazione. Poi se si usano tutti e tre insieme, meglio. Però se si guarda solo un indicatore, questo qua è quello più preciso. E l'altra cosa che volevo far vedere, volevo far notare, è sempre la questione del grafico tagliato. Se notate di nuovo, spesso questo grafico viene tagliato più o meno all'ingresso dell'euro, nel 2000, un poco prima. E ti fanno notare, no, ma guardate che noi stavamo già crescendo, ce l'avevamo stabilizzata, anzi ce l'ha fatta decrescere, tutte queste cose. In Sì, realtà, ecco, se si allunga la serie. tra l'altro, la cosa buffa è che, buffa, in realtà non è buffa, è un dato di fatto, come stiamo vedendo qua, ma l'abbiamo visto molto simile negli altri grafici, tutti i miglioramenti che si hanno solitamente tra la metà degli anni 90 e il 2000. Quindi, e quell'area io la trovo un periodo molto delicato e anche molto interessante, perché di fatto è stato il momento in cui abbiamo avuto un po' di riforme, poi che si siano stati fatti un po' di danni, un po' di toppe, una cosa o l'altra, ok, siamo d'accordo, però è stato quel momento in cui abbiamo avuto un po' di lucidità e abbiamo detto, ma forse i nostri conti pubblici non sono proprio così belli, hanno qualche problema. Poi da lì in poi la situazione è peggiorata. Io credo che è peggiorata per molti motivi. Vabbè, abbiamo avuto le varie bolle, le varie crisi, però in realtà l'Italia forse dalla bolla del 2000, delle dot-com, non è stata così tanto toccata rispetto ad altri paesi, quasi nulla, diciamocelo. Però forse anche perché se una volta l'Unione Europea l'avevamo, insomma, le regole europee le avevamo anche prese molto seriamente, cioè per entrare ci eravamo veramente messi a fare qualche compitino a casa, poi dopo c'è stato un laissez-faire un po' generalizzato, per cui anche noi tutti i parametri che erano stati imposti non li abbiamo mai rispettati. Il Il laissez-faire non positivo, poi, tra l'altro. laissez-faire non positivo, esatto. Vai, vai. Allora, io Sai che direi che il prossimo è mio, il prossimo è tuo. ok. Ok, allora, questo qua è il grafico a cui facevo riferimento prima, che è un grafico veramente molto interessante. Fa vedere la differenza del rendimento tra il BTP e il Bund a 10 anni. Ho segnato delle date interessanti, cioè delle date
importanti, diciamo. Si può vedere l'uscita dallo SME, come eravamo messi all'uscita dello SME, le dimissioni di Carlo Azeglio Ciampi, l'avvio della zona Schengen, fa praticamente capire che, ok, l'Unione Europea ha deciso di integrarsi e stiamo facendo sul serio, cioè quello lì è un segnale inequivocabile. Poi arriva l'euro nel 99, dovete sapere che appunto l'euro è partito 2 anni prima rispetto alla data di circolazione nei mercati finanziari ed è quella la data che conta. Abbiamo avuto sostanzialmente tassi di interesse uguali a quelli tedeschi per un enorme periodo di tempo. Poi dal fallimento di Lehman, in realtà da poco poco prima, è partito un disallineamento. Dal fallimento di Lehman però è esploso questo disallineamento, si può vedere. E poi ho segnato delle altre date molto importanti, cioè il giuramento di Mario Monti, dove si vede appunto l'enorme divergenza tra il nostro tasso di interesse e quello tedesco, perché appunto noi eravamo un paese visto come ad altissimo rischio, non a torto. Poi ho segnato la data del whatever it takes, che fa precipitare i nostri tassi di interesse. Poi il quantitative easing, che stranamente all'inizio li fa leggermente salire i tassi. Poi questa è una questione che andrebbe analizzata a parte, però bisogna dire questa cosa. E poi riprendono a stabilizzarsi. Però è dal whatever it takes che i tassi sono crollati. Poi c'è il famoso contratto di governo giallo-verde che ce li fa di nuovo salire, il giuramento del governo giallo-rosso e poi il nuovo quantitative easing. Dal fatto che siamo partiti da un tasso di interesse di circa il 14% nel 91 in questo grafico, siamo arrivati ad avere un tasso di interesse vicino all'1,0% cioè, 20 anni dopo è comunque una cosa straordinaria. Sono un sacco di soldi risparmiati, queste qua, che se li vai a accumulare in tutto questo periodo raggiungi una cifra veramente, veramente gigante. Poi, prossimo grafico. Sì, esatto, io tra l'altro, insomma, mi piace molto la parte centrale del grafico, no? Tra la nascita dell'euro e la crisi del 2008, in cui ogni tesi di complotto tedesco è automaticamente distrutta, perché voglio dire, se i tedeschi volevano affondarci per via dei tassi di interesse, che ne so, speculazioni strane sul nostro debito, evidentemente lo avrebbero fatto subito, no? Direi. Poi tra l'altro, storia dell'Unione Europea, andatevela a recuperare, l'euro non lo volevano i tedeschi, lo vollero principalmente i francesi. Sì, esatto, per i tedeschi è stata anche una scelta un po', potremmo dire, Sofferta. obbligata, sofferta, esatto. Questo qua è un altro grafico veramente, secondo me, molto interessante. Cioè, è il grafico sui detentori del debito. Perché spesso viene detto che il debito, cioè che siamo in mano agli speculatori brutti e cattivi, che non possiamo fidarci, che dobbiamo italianizzare questo bruttissimo termine, nazionalizzare il nostro debito. Però se andiamo a vederlo nei dettagli, possiamo vedere appunto il debito dei non residenti, che sta circa tra il 30 e il 35%, che è la linea gialla in alto. Poi abbiamo il debito detenuto da istituzioni finanziarie italiane, non estere, italiane, che anche quello sta un po' sotto il 30%. Poi, in celeste, possiamo vedere debito pubblico detenuto dalle famiglie italiane, che stranamente scende il tasso di interesse, loro si dirigono verso altri tipi di investimento. Non vogliono comprare titoli di debito italiano o ne vogliono comprare meno, oppure non lo vogliono fare direttamente, che è più corretto da dire, e passano da circa un 33% a circa un 8%. Le persone fanno delle scelte e ti ci devi attenere. Non è che puoi costringere le persone a prendere cose che non vogliono. Poi andiamo a vedere gli altri dati, vediamo debito pubblico detenuto dalle banche. Periodo più, periodo meno, a parte un grosso calo che è avvenuto durante la crisi, durante la famosa crisi finanziaria, ci troviamo comunque su valori vicini al 15%.
non è esattamente poco. Poi l'altro da tenere in considerazione è il debito pubblico detenuto da BCE e Banca d'Italia, che stava sul 5%, cioè viaggiava praticamente piatto sul 5%, e poi da partire dal quantitative easing in poi è andato a impennarsi. E adesso sta su circa il 20, il 25, il 20%, sta andando verso il 25%. Mese più, mese meno, ci troviamo in quel range. Quindi dire che in realtà il debito pubblico non è detenuto da, non è italianizzato, non è nazionalizzato perché le famiglie italiane sono crollate in questo dato, non è esattamente corretto, perché abbiamo visto che ci sono le istituzioni finanziarie italiane, le banche italiane e la BCE, la Banca d'Italia. Quindi diciamo che non è esattamente corretto da dire. Sì, Perché poi comunque, cioè, comunque, anche vai, vai. qualora fosse che le famiglie italiane non volessero più detenere il debito italiano, fatti due domande, forse mi viene da dire, nel senso non è che posso obbligarle, anzi sarebbe preoccupante, forse farebbe riflettere su un po' di cose, cioè se neanche i tuoi cittadini vogliono il proprio debito, c'è qualcosa che non funziona. Poi comunque in realtà nei paesi, tra virgolette, occidentali, e credo sia abbastanza normale comunque avere una distribuzione simile negli ultimi anni della detenzione del debito. Però Sì. appunto l'Unione Europea non mi sembra brutta e cattiva, anzi. No, appunto, come dicevo prima, non li detengono più direttamente, perché appunto il tasso di interesse è sceso, le persone vedendo il tasso di interesse basso, anche se il tasso di interesse reale è salito, vedendo il tasso di interesse nominale basso, magari tengono i soldi in banca, però le banche, i fondi pensione e così via, i fondi di investimento, i titoli li acquistano e lo vediamo. Andiamo al prossimo grafico. Ok, questo dovrebbe essere addirittura l'ultimo forse. Comunque, questo qua è un grafico importantissimo, secondo me, ed è quello sulle scadenze di debito per anno. Non so quante volte l'avete sentito o se l'avete sentito, io spero di sì, ma il debito pubblico italiano ha una durata media di 7 anni, una vita media di 7 anni. Questo cosa vuol dire? Che tutto il debito viene messo a 7 anni? No, ovviamente. Vuol dire che viene messo principalmente a breve termine, come vedete. Infatti nel 2021 c'è una certa scadenza, nel 2022 un certo ammontare, nel 2023 un altro certo ammontare. La media di questi valori, sino al, vediamo in fondo, 2067, fa una durata media di 7 anni. E ogni anno vengono rinnovati circa 400-450 miliardi di titoli di debito, a parte il 2020 che ha avuto un'impennata, però la media è più o meno quella. E quando devi mettere tanto, tanto debito, avere la fiducia degli investitori è molto molto importante, perché ogni miliardo di debito emesso poi ha un tasso di interesse, e questo tasso di interesse poi va pagato. Sì, esatto, tra l'altro, come dire, una cosa un po' curiosa quando io dico che noi siamo messi male, messi peggio di noi, tipicamente nel grafico tipo, per fare un po' di stereotipo, c'è la Grecia, però sotto questo punto di vista la Grecia forse sta messa un pochino meglio di noi perché ha il debito più lungo. E quindi anche in questo anno 2020, come lo sarà anche il 2021, un po' traballante, pericolante più dei precedenti, come dire, forse aver avuto una diversa sistemazione del debito sarebbe stata un altro quadro, insomma, un'altra situazione, forse un po' più leggera. Sì, questo mi consente anche di rispondere a un'altra cosa che spesso viene detta, sempre dal nostro onorevole, ma non solo, ossia che i tecnici del MEF hanno sbagliato tutto sul rinnovo del debito, perché a breve ci indebitiamo a tassi negativi e noi continuiamo a emettere anche debito a lungo termine. Il punto è questo. Ipotizziamo di avere tutto il debito pubblico emesso a un anno, quindi a tassi
a un tasso teorico negativo. Ora, voi credete che emettendo 2500, 2600, non so più neanche quanti sono troppi, miliardi di debito ogni anno, noi riusciremmo a collocarlo tutto? E se sì, se riuscissimo a collocarlo tutto, lo collocheremo a quel tasso di interesse o verremmo visti un attimo come paese un po' rischioso? Perché se un'asta andasse non andasse a buon fine, tipicamente le aste vengono fatte ogni 15 giorni, quindi dovete dividere 365 diviso 15, vedete quante aste vengono fatte e dividete l'ammontare del debito per questa cifra e vedete quanto dovremmo emettere ogni volta se lo mettessimo tutto un anno. Capite che è follia, cioè se per caso una di quelle aste andasse in fumo, avremmo la corsa degli sportelli immediatamente, probabilmente. Quindi questa cosa direi che andrebbe accantonata, cioè meglio avere un debito che magari costa un po' di più ponderato, più lungo e quindi più sicuro. Cioè, la gestione della liquidità è una cosa seria. Sì, esatto, poi dipende anche tutto dal discorso che facevamo prima sulla crescita. Siamo un paese che cresce, adesso togliamo gli ultimi 2 anni che sono un po' particolari, però prima cresceva pochissimo, possiamo dire che era praticamente stagnante, insomma, no? L'abbiamo visto. Una crescita se c'è è minima, allora anche il debito acquista tutto un altro significato, perché un conto è acquistare un titolo di debito di un paese che sta crescendo alla grande, un conto è di un paese che la crescita la vede col binocolo. E anche la scadenza del debito, come dire, ne risente di questa cosa qua. Cioè, se in un anno tu praticamente non cresci, noi gioiamo se cresciamo dello 0,1 in più della stima, che fa anche abbastanza ridere, però se in un anno cresci 0, qualcosa per cento, è chiaro che, insomma, il debito corto è un po' rischioso e soprattutto è anche un po', potremmo dire, poco credibile, ecco. Anche un po' arrogante, secondo me, insomma. Cioè. Boh. Dai, direi che abbiamo finito, giusto? Direi di sì. Bene, allora via con lo share. Speriamo di essere stati chiari. Se non lo siamo stati, ditecelo, magari ripetiamo la puntata. Noi speriamo di aver fatto un buon lavoro. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao. Ciao!